Galeotta. Sono la presidente della sezione FIDAPA di Giovinazzo. Stasera, oggi, ricorre la giornata internazionale della violenza contro le donne, una giornata importantissima da ricordare, ma non soltanto in questo momento, in questa giornata, per ogni giorno dell'anno, perché la violenza contro le donne deve cessare. Ecco perché abbiamo voluto, con questo manifesto proiettato sulla parete di un istituto, che è l'Istituto Vittorio Emanuele, dimostrare e precisare che questa campagna è importantissima, soprattutto per dire basta, ora basta, non ne possiamo più di essere colpevoli del femminicidio, responsabili di quello che succede, ecco, sulla violenza di genere. Occorre ogni giorno fare in modo che ci sia una cultura che affermi sempre di più una parità di genere, soprattutto un rispetto per i diritti umani e soprattutto per quelli inviolabili e soprattutto per la vita umana. Galeotta fu la costola di Adamo, che permise all'uomo di dire ti amo. Da sempre uomini e donne vogliono unirsi, ma spesso è impossibile capirsi. Sono due universi paralleli, l'intersezione avverrà nel regno dei cieli. Anni di botte e minacce, ma nessuno ha seguito le tracce. Le donne sono un bersaglio di cacciatori nati per sbaglio. Sto matrimonio non si doveva fare, era il frutto di un amore criminale. L'uso incontrollato della violenza elimina qualsiasi forma di esistenza. Da sempre la donna ispira amore e poesia, eppure esiste la misoginia. Non è normale che sia normale fare ripetutamente del male. Non è normale che sia normale comportarsi da criminale. Non è normale che sia normale ammazzare chi dici di amare. Non è normale che sia normale. Chi ama davvero sa solo donare, chi crede da amare fa spesso del male. Le persone non si possono cambiare, si devono soltanto accettare. In un rapporto esiste il confronto, non si deve mai prevaricare. Si può vivere in pace nel mondo, basta semplicemente amare. Esisteva il delitto d'onore in questo maschilista bel paese, in cui muoiono nel dolore migliaia di donne indifese. Oggi invece esiste l'alternativa, la chiamano tempesta emotiva. L'uomo può eroicamente tradire, se lo fa la donna deve solo morire. Siamo oggetti nelle vostre mani, se diciamo no vi trasformate in uragani. Meglio vivere da sole anche se il cuore vuole, che perire come lui vuole. Ai noi il vostro senso del possesso causa spesso un decesso. Nessuno appartiene a nessuno, la vita appartiene ad ognuno. Non è normale che sia normale fare ripetutamente del male. Non è normale che sia normale comportarsi da criminale. Non è normale che sia normale ammazzare chi dici di amare. Non è normale che sia normale. Guardate come siamo diventate per colpa delle vostre luride manate. Vorremmo essere trattate come fiori, invece maltrattate i nostri cuori. Prima promettete momenti magici, dopo ci sfregiate con degli acidi. All'inizio coccolate con i vostri baci, poi ci fate a pezzi e gettate tra le braci. Ai maschi violenti cosa farei? Se fossi vittima li denuncerei. Se fossi stato all'istante punirei. Se fossi giudice l'ergastolo darei.